Anche su Ilva abbiamo parlato della visione di un acciaio la cui produzione sia compatibile con l'ambiente, dello stabilimento di Taranto che sia nuovamente fiore all'occhiello della produzione siderurgica europea in un contesto ambientale che deve essere tutelato, e quindi anche su quello c'è stato un rapido aggiornamento. Beh, l'idrogeno non è una risposta per domani, ma è una speranza per dopodomani. Credo che anche lo stanno testando e lo stanno provando in Germania, anche in Austria, non soltanto in Germania. Al momento in Italia non lo facciamo, ma quello è sicuramente una prova per capire se l'idrogeno è una risposta non soltanto per la siderurgia, ma in generale come vettore energetico che ci porti in una transizione ecologica completa. Senta, qui aspettavano una proposta sugli aiuti di Stato all'Ilva, qui in commissione, ha presentato qualcosa del genere oggi? Noi abbiamo parlato in generale col commissario Breton della necessità di valutare gli aiuti di Stato come strumento da in qualche modo ritarare sulle nuove esigenze industriali europee. Credo che sia evidente che ci sono competitor che provengono dal mondo extra UE, che entrano nel mercato UE e che hanno alle spalle lo Stato, e che in questo senso è un po' un limite l'attuale approccio degli aiuti di Stato. È un percorso complesso, non certamente facile, ma ho visto dei ragionamenti di prospettiva che credo vadano esattamente in questa direzione.